Il Torino conquista la seconda vittoria consecutiva da quando Laird è tornato in panchina, lo fa grazie ad Antenucci che sblocca ad un quarto d'ora dalla fine, 1-0 sul Grosseto. Torino che torna nelle zone alte della classifica, dove l'Atalanta comanda e lo fa in maniera prepotente, 4-0 alla Triestina. Ancora Ferreira Pinto a sbloccare per l'Atalanta dopo la rete di Padova, sempre in avvio, realizza il suo secondo gol in campionato, poi sempre all'inizio ma nel secondo tempo Doni realizza così il gol del 2-0 su calcio di rigore. Infallibile, implacabile il capitano dell'Atalanta, sempre a testa alta, poi Tiribocchi si sblocca e realizza il gol del 3-0, non segnava da gennaio, una liberazione per il tir, il 4-0 è del gioiellino dell'Atalanta Bonaventura, la Triestina sempre più vicina alla retrocessione. È successo davvero di tutto a Cittadella, fra Cittadella e Varese, in vantaggio gli ospiti, fa tutto bene Bagua, poi Carrozza realizza il gol dell'1-0. Varese che rimane prima in 10 e dalla buona su punizione realizza il gol del pareggio a 9 dalla fine. Il Varese rimane anche in 9, c'è un calcio di rigore dopo l'espulsione anche di Pesoli. Piovaccari 2-1, superiorità numerica di due uomini, un gol di vantaggio, ma il Varese non muore mai e all'ultimo secondo è Bagua, fa 2-2, il Varese è la squadra rivelazione della nostra Serie B. A Livorno invece il giocatore forse rivelazione di questo campionato, però Cristian Pasquato, ottavo gol in campionato, un pallonetto delizioso quello di Pasquato che segna e poi va anche a scusarsi con i tifosi della Livorno per eccessiva esultanza. Torna a vincere il Novara, lo fa grazie a Cristian Bertani che con questo gol fa 13 gol in campionato, Novara che mantiene la terza posizione. 2-2 tra Empoli e Padova, con l'Empoli che passa al quarto minuto con il colpo di testa vincente di Laurito, prima volta in Serie B per l'argentino in prestito dall'Udinese. Laurito giocava oggi al posto di Coralli, primo gol in campionato anche per De Paola, bellissimo il sinistro di De Paola, aveva fallito tanti gol con la maglia del Padova e si è sbloccato oggi ad Empoli. Guardate la fuga di El Shaarawy, classe 1992, alla lucidità di battere così il portiere dell'Empoli Pelagotti, quarto gol in campionato, secondo consecutivo per il piccolo faraone diventato sempre più grande. Il pareggio di Valdifiori con una deviazione forse di Cuffa, 2-2 tra Empoli e Padova. A Portogruaro il 15° gol in campionato di Bonazzoli, al 17° eccolo qui il gol di Bonazzoli che fa sognare la regina. Il pareggio però arriva al 28° grazie al solito Altinier, il gol di Altinier, 1-1 tra Portogruaro e Regina. Segnano molto gli attaccanti in questa 34esima giornata e segnano anche molti per la prima volta in campionato, così anche per Cristian Bucchi, 100° gol di Bucchi in carriera, non segnava da un anno e 3 mesi in un ultimo Regina Cesena. Il Vicenza batte il Piacenza, lo fa con pieno merito e lo fa con Abruscato al 45° secondo della ripresa. Abruscato salito a quota 14, il pareggio del Piacenza al 25° della ripresa con Zammuto di testa in anticipo sui difensori del Vicenza che protestano per un presunto fuorigioco, ma il Vicenza di forza, d'orgoglio riesce a vincere la partita. Qui su un errore da parte dei difensori del Piacenza il Vicenza raddoppia con Tulli che di gol ne aveva sbagliati nel primo tempo di clamorosi e chiude definitivamente la pratica Piacenza con il pallonetto vincente di Misurata. A Sassuolo decide De Falco, specialista dei calci di punizione, anche lui in zona recupero, 1-0 per il Sassuolo.